Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti cosa spiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 9, capitolo 1, 10 marzo 1909. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa col bambino Gesù in braccio. Io gli ho detto: dimmi, carino mio, che cosa fa il padre? E lui: il padre fa una sola cosa con me, sicché ciò che fa il padre faccio io. Onde io ho soggiunto: e coi santi che cosa fate? E lui: mi do continuamente, sicché io sono loro vita, gaudio, felicità, bene immenso, senza termine e confini. Di me sono ripieni, in me tutto trovano, io sono tutto per loro e loro sono tutti per me. Io nel sentire ciò volevo prendere dei picci e gli ho detto: ai santi vi date continuamente. E a me poi, così stentato e così avaro ad intervallo, fino a farmi passare parte della giornata senza venire, e qualche volta ci stentate tanto che mi viene il timore che neppure a sera ci verrete, onde io vivo morendo di una morte la più crudele e spietata. Eppure dicevate di volermi tanto bene. E lui: figlia mia, anche a te mi do continuamente, ora personalmente, ora con la grazia, ora con la luce, ed in tanti altri modi. E poi chi te lo nega, che ti amo tanto, tanto? Ora, in questo mentre mi è venuto un pensiero che domandassi se era volontà di Dio il mio stato, perché era più necessario di quello che gli stavo dicendo, e gliel'ho detto.
E lui, invece di rispondermi, si è avvicinato alla mia bocca e mi ha messo la sua lingua nella mia bocca, ed io non ho potuto più parlare. Solo che succhiavo una cosa che non so dire, e nel ritirarla appena ho potuto dire: Signore, ritornate subito, chissà quando verrete. E lui ha risposto: stasera ci verrò di nuovo, ed è scomparso. Capitolo 2, 1 aprile 1909. Sentendomi molto sofferente fino a non potermi muovere, stavo offrendo le mie piccole sofferenze con quelle di Gesù, con quella intensità d'amore con cui lui intendeva di glorificare il Padre, di riparare le nostre colpe, tutti quei beni che ci impetrò con le sue sofferenze. E dicevo tra me: faccio conto che queste mie sofferenze siano un mio martirio, che i dolori siano i carnefici, che il letto l'eculeo, che l'immobilità dei funi che mi tengono legata per rendermi più cara ed amante del mio sommo bene. Ma carnefici io non ne vedo. Dunque, chi è il mio carnefice, che non solo nell'esterno del corpo, ma anche nelle parti più intime, fin nel fondo dell'anima mi lacera, mi fa a brani, tanto che il cerchio della vita mi pare che volesse crepare? Ah, il mio carnefice è proprio Gesù benedetto. In questo mentre, quasi dentro d'un lampo, mi ha detto: figlia mia, troppo onore per te essere io tuo carnefice. Io non faccio altro che come uno sposo che, dovendo sposare la sua sposa e farla uscire in pubblico, per farle fare una bella comparsa e per farla degna di sé, non si fida di nessuno, neppure della sua stessa sposa, ma lui stesso la vuole lavare, pettinare, vestirla, ornarla con le gemme, coi brillanti. Questo è un onore grande per una sposa, molto più che non avrà nessun pensiero. Piacerò io al mio sposo o no? Gradirà egli come sono ornata o mi riprenderà come stolta, non avendo saputo indovinare il modo per meglio piacergli? Così faccio io con le mie spose dilette. È tanto l'amore che porto loro che non mi fido di nessuno, sono costretto a far loro anche da carnefice, ma carnefice amoroso. Ed ora le faccio una lavata, ora una pettinata, ora vestirla un po' più bella, ora d'ingemmarla, ma non con le gemme che caccia la terra, che è cosa tutta superficiale, ma con le gemme che faccio uscire dal fondo dell'anima, dalle parti più intime, che si formano col tocco delle mie dita che crea il dolore, e dal dolore escono le gemme. Il dolore converte la volontà in oro, e questa volontà convertita in oro dalle mie stesse mani ne manderà fuori di tutti i colori. E le corone più belle e le vesti più magnifiche e i fiori più odorosi e le musiche più gradite. Ed io con le mie stesse mani, come tutto ciò faccio produrre, così le andrò tutte assestando per ornarla sempre di più. Tutto ciò accade con le anime sofferenti. Quindi non ho io ragione di dirti: troppo onore per te? Capitolo 3, 5 maggio 1909. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena il mio benigno Gesù si è fatto sentire con la sua dolce parola dicendomi: figlia mia, le mortificazioni, miserie, privazioni, dolori, croci non servono altro ad altro a chi se ne serve che a bene imprimere la mia santità nell'anima, è come se si andasse abbellendo di tutte le varietà dei colori divini. Di più, non sono altro che tanti profumi di cielo, di cui l'anima ne resta tutta profumata. Bene, in questi capitoli siamo andati, il Signore ci ha portato all'interno della sua vita intima con Luisa, e noi sappiamo, insomma, anzitutto che Gesù ha voluto fare questa cosa con estrema sofferenza e anche con estremo imbarazzo di Luisa, che avrebbe dal canto suo assai preferito, come del resto tutti i santi, che le esperienze più personali ed intime con Gesù rimanessero nel segreto. Ecco, ma Gesù ha voluto, non tutto certamente, ma
qualche velo alzarlo, fondamentalmente per due motivi. Perché si potesse comprendere meglio chi lui è, diciamo, e come lavora con le anime, e perché si potesse comprendere meglio la bellezza, ecco, il fascino divino, soprannaturale, irresistibile di una vita di profonda comunione con lui, quale è quella a cui porta il vivere nella divina volontà. E Gesù lo spiega in qualche parte degli scritti: ti ho chiesto questa cosa perché le persone vedendo e a volte anche rimanendo un po' scosse o anche forse sconvolte, nel senso che alcuni canoni, alcuni nostri schemi anche, no? Di come è la divinità, di come sono i rapporti di Gesù con le anime, possono risultare saltati, ma anche qui io penso che sia molto importante, come tante volte ho detto durante le omelie di Natale, avere una grandissima umiltà, nel senso l'umiltà profonda di sapere di non sapere, come diceva già il buon Socrate, cioè, chi di noi, almeno per quanto mi riguarda, insomma, senza dubbio mi riconosco in questa frase, può dire di conoscere quello che Dio fa con le anime, di avere un'idea adeguata di quanto lui ami un'anima, di come sia l'amore divino, di come sia l'amore soprannaturale? Chi di noi ha un'idea di come vivono i beati in paradiso? Che tipi di rapporti legano loro alla Santissima Trinità? Certo, io sono un sacerdote, insomma, quindi tante cose le conosco, ho studiato i concili, cioè ci sono dei concili della Chiesa che hanno definito che cosa è la visione beatifica, no? Quindi sì, la visione essenziale di Dio faccia a faccia, senza veli, che rende perfettamente beata la persona, lieta, felice, la mette nell'impossibilità di peccare, dà una gioia senza fine, una gioia senza fine che però non sazia, che è sempre nuova. Certamente, tutte queste cose, non solo che le so, ma io ci credo, no? Sì, però penso che chi ascolti capisca, no? Sì, dal credere queste cose a immaginarsi cosa possa essere. Cioè, immaginare come sta adesso San Tommaso d'Aquino con Gesù in paradiso, che tipo di rapporti ha con lui? Che fa? Ci parla, non ci parla? Si amano, non si amano? Come si amano? E che ne so io? Cioè, non penso che chiunque possa. Certo, possiamo vagamente immaginarlo, no? Allora, quando ci sono questi squarci di cielo sull'esperienza terrena, io penso, e io questo cercavo sempre di farlo anche nei confronti di tanti altri grandi personaggi della storia della Chiesa che hanno vissuto esperienze forti, o sul piano mistico, o sul piano dell'immolazione, no? Cioè, ci sono alcune figure, insomma, a parte San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, ma una Santa Veronica Giuliani o una Santa Margherita Maria la Coque, ma questo soltanto per fare due nomi, ma la storia, la geografia cattolica cristiana ne è piena di queste cose, insomma, che raccontano delle cose abbastanza forti, tutti. E io ho sempre pensato che l'atteggiamento migliore da parte di un povero ignorante in senso etimologico, quale sono io, sia quello del mettersi appunto in ascolto recettivo, non perché uno sia umile, magari, insomma, ma almeno ci prova, nel senso che riconosce, insomma, la propria miseria, la propria piccolezza, la propria inadeguatezza, appunto la propria ignoranza. Non avendo io vissuto certe cose, non posso dire no, questo non posso, non potrebbe mai succedere. Come faccio a dire una cosa di questo genere? Cioè, non potrebbe mai succedere per gli schemi mentali e per le fisse mentali che ho io. Questo forse sì. Ma siamo sicuri che le mie fisse mentali, i miei schemi mentali siano quelli giusti? Ecco, questa è un pochino la domanda. Perché se non, cioè, una bellissima lettera, la cito anche in questa meditazione, insomma, del Cardinal Petrocchi sull'umiltà e per il Natale è la capacità di stupirsi. Anche l'intervento che Papa Francesco ha fatto
proprio chiamandolo così, il Natale ha la capacità di stupirsi, ma si stupisce soltanto chi è umile, cioè chi è capace di recepirla la sorpresa di Dio. Se è una sorpresa, è una sorpresa, quindi è qualcosa che appunto ti stupisce perché tu non te l'aspettavi, cioè, ma che è veramente così? Ecco, io personalmente cerco di leggere anche questi passi che narrano le esperienze personali e profonde di Luisa con questo sguardo, no? Un po' come uno sguardo di un bambino che impara, ecco, senza dire ah no, ma questo non può essere. Certo, siamo liberissimi insomma di farlo, no? Ognuno ha facoltà di agire come meglio crede, però è fruttuoso a mio avviso mettersi in una posizione, ecco, di ascolto, di calma, ecco, di ponderazione e anche di considerare, insomma, ecco, la bontà infinita di nostro Signore che si manifesta, no? La cosa bellissima che dice in quel primo capitolo, dove narra appunto una di queste sue assolutamente inedite e atipiche sorprese, dice: anche a te mi do continuamente, ora personalmente. Quindi certamente personalmente significa con quelle grazie straordinarie che ha avuto certamente Luisa, che hanno avuto tanti santi, e che adesso non voglio far nascere desideri, insomma, però di per sé non sono precluse a nessuno, d'accordo? Perché non è che Gesù va a preferenze. Gesù queste cose le concederebbe a chiunque si mettesse nelle condizioni interiori di poterle ricevere, senza nessuna preclusione o prevenzione a priori. Questo è certo da un punto di vista, diciamo così, teologico, spirituale. Però non solo personalmente, ma ora con la grazia, ora con la luce, ed in tanti altri modi, cioè il Signore, e questo vale anche per noi, cioè, con la luce ti manda tante sante buone ispirazioni, con la grazia ti aiuta nell'esercizio di tante virtù, ti protegge da tanti pericoli, e in tanti altri modi questo suo darsi è continuo. Nei confronti di chi? Soltanto nei confronti di coloro che non rifiutano le sue grazie, non si chiudono dinanzi ad esse, non dicono di no, non chiudono le porte, perché Gesù è molto più contento lui di dare tutto quello che vorrebbe che non noi di riceverlo, no? Ecco, e questo perché? Perché Gesù vuole essere nostra vita, anche nostra vita, nostro gaudio, nostra felicità, nostro bene immenso, senza termini e senza confini. Vuole lui diventare la nostra stessa vita. E questo è il segreto della felicità, no? Ecco, vivere in cielo come in terra significa, vivere in terra come in cielo, anzi significa vivere certamente a volte nell'orizzonte della fede, ma questa ininterrotta comunione, amicizia e sponsalità con Gesù. Ecco, poi c'è un'altra cosa bella. E secondo capitolo, dove Gesù spiega come si lavora un'anima. E tanto più se la lavora, quanto più alta è la sua vocazione. E Luisa aveva certamente la grazia di quella che Santa Teresa d'Avila nel Castello Interiore chiama il matrimonio spirituale o le mistiche nozze, che è una cosa conosciuta in teologia mistica, quindi non è niente di particolare. E però, ecco, e questo anche, insomma, ci deve fare molto riflettere, soprattutto poi con quello che Gesù dice nell'ultimo paragrafo, che quello vale per tutti, perché il lavoro che Gesù fa dentro l'anima, ecco, descritta attraverso queste metafore, no? La devo lavare, la devo pettinare, la devo vestire, la devo ornare con le gemme, con i brillanti. Meditandoci un po' si capisce, no? Lavare vuol dire che uno si è sporcato un pochino. Quindi, come si lavano le nostre imperfezioni? Ecco, appunto, prima impariamo anche noi
a fare i nostri frequenti bagnetti con le confessioni frequenti, e soprattutto le confessioni frequenti fatte bene. Non è fatte bene quando una persona, per grazia di Dio, sta lontana da grandi peccati, perché poi, insomma, quando invece si hanno un po' di scheletri nell'armadio di cose grosse, vale sempre il punto fondamentale che è bene fare almeno una volta nella vita la confessione generale. Quando si hanno delle cose più piccole, ciò non di meno, la confessione va fatta bene. E non va fatta bene per chi vive in questo mondo, non soltanto, come dire, facendo attenzione per esempio alle miserie della vita quotidiana, principalmente per esempio nei rapporti con il prossimo, insomma, o le intemperanze nel parlare, o anche le impazienze, ma bisogna proprio andare a, punto primo, chiedendo la luce dello Spirito Santo, andare a vedere dentro di noi le motivazioni profonde del nostro agire, le nostre passioni, cosa ci ha mosso in quel momento a fare questa cosa, a non fare quest'altra cosa, a far scivolare via quella grazia. Quindi, cioè, andare un pochino ai secondi step, nel senso che la vita nella divina volontà non è soltanto una vita esteriormente abbastanza corretta, ma è, come abbiamo visto tante volte, una vita interiore di amore profondo. E questo deve essere oggetto di esame di coscienza. È chiaro che non sarà una confessione impegnativa da un punto di vista, insomma, però possono uscire tante cose, e la fruttuosità di una confessione, anche di devozione, come sappiamo, dipende anche dal lavoro preparatorio che l'anima fa a ricevere la grazia. Il lavoro preparatorio è appunto l'esame di coscienza, e la confessione ben fatta, e soprattutto quel sincero pentimento anche per le più piccole cose. Ma non è quel pentimento, cioè quel pentimento è quel dolore del cuore, no? Che si dispiace, ma in un orizzonte di amore. Cioè, se tu vuoi bene a una persona e anche involontariamente, non lo so, l'hai delusa in un'aspettativa, non l'hai assecondata in un desiderio, ti dispiace. Ecco. Questa, insomma, è la cosa bella, no? Poi altre volte è il nostro Signore che ci fa i bagnetti, poi lo spiega nel paragrafo seguente, no? E quello che fa con tutti, ecco, certamente qui a Luisa dice: guarda, troppo onore, perché di te, insomma, che mi prendo proprio, come dire, cura esclusiva io personalmente, e sono io stesso che ti immolo, che ti faccio da carnefice, perché a seconda poi dei gradi di perfezione, anche lì sui gradi di perfezione di un'anima, c'è sempre un gioco a doppia partecipazione, e dove noi difficilmente riusciamo a comprendere, come dire, le proporzioni, no? Ecco, perché un'anima eletta a grande perfezione, certamente questo dipende da un decreto divino particolare, no? Pensiamo per esempio all'anima di Maria Santissima. È vero però che l'elezione a grande perfezione non si può fare se l'anima non corrisponde a questo. Ed è anche vero in linea teorica che noi non possiamo sapere se la chiamata a grande perfezione da parte di Dio è una chiamata che, come dire, andrà in porto sicuramente, quindi nel senso che Dio sa che nonostante alcune titubanze poi alla fine l'anima cederà e si lascerà condurre, si lascerà guidare a grande perfezione, oppure, perché esistono, sono riscontrabili queste cose, almeno in base all'esperienza, anche se non si capisce bene come, perché Dio vorrebbe portare un'anima a grande perfezione, ma non riuscirà a farlo, non perché non possa, ma perché l'anima le oppone continuamente resistenze su resistenze, resistenze su resistenze, e non si lascia vincere dalla grazia, no? Nonostante tutto quanto il lavorio, insomma, fatto da essa. Ora, fondamentalmente, come ci lavora il nostro Signore? Lo spiega nell'ultimo brevissimo paragrafetto, che è un po' una sintesi, no? Le mortificazioni, le miserie, le privazioni, i dolori e le croci. Attenzione, non servono ad altro, attenzione a chi se ne serve.
Perché queste cose non soltanto non sono da evitare e da dire speriamo che non vengano mai, ma non basta neanche, come dire, rassegnarsi passivamente, dice vabbè, mi hanno mortificato, pazienza, sopportiamo e magari mi sento pure che sto facendo chissà cosa perché ho sopportato una mortificazione, no? Questo è ancora uno stadio insufficiente, perché io non mi sono servito di quella mortificazione, io l'ho sopportata, per carità è già qualcosa piuttosto che ribellarsi o rispondere pan per focaccia, no, ma è ancora poco, perché a chi se ne serve? Queste cose servono ad imprimere la mia santità nell'anima, ed è come se si andasse abbellendo di tutte le varietà dei colori divini. Allora, non basta che arriva una mortificazione, occorre che io la mortificazione l'accolgo, cioè mi faccio mortificare e capisco e l'accolgo come una carezza di Gesù, perché questa è come un atto di misericordia di Gesù, che attraverso quella mortificazione forse mi sta dando, facendo fare un bagnetto, forse mi sta dando una pettinata, forse mi sta mettendo un vestitino un po' più carino, eccetera. Queste sono le mortificazioni che sono infinite, no? Poi le nostre miserie, quando tu fai qualche stupidaggine, quando cadi in qualche imperfezione, magari anche involontaria, e quando ti scappa perché non hai avuto un sufficiente, magari hai perso un attimo a causa della tua debolezza, hai perso un attimo il senso della presenza di Dio e magari fai qualche, appunto, fai qualche imperfezione, fai qualche, Dio non voglia, ma potrebbe succedere qualche volta anche qualche venialità. E che facciamo? Una volta che l'hai fatta, allora, arrabbiarsi contro non va bene, neanche stizzirsi va bene, neanche, cioè, quella cosa, la tua miseria deve essere, ti ci devi tuffare dentro, cioè, ti ci devi tuffare dentro e dire guarda Gesù mio, vedi, queste sono le erbacce del mio giardino, diceva qualche santo, non ho combinato un'altra delle mie, io non vorrei, ecco. Mi mortifica tanto questa cosa qui, mi dispiace tanto, la prossima volta col tuo aiuto andiamo un po' meglio. Se tu la valorizzi e la vivi in questo modo, anche la piccola caduta, la piccola imperfezione dovuta alla tua miseria, perché noi miseri siamo, diventa strumento di santificazione grande, di crescita grande, perché devi esercitare nell'umiltà, nella contrizione, nel santo disprezzo di te stesso, nella fiducia in Dio, nell'abbandono in Dio, eccetera. Le privazioni, ecco, perché Gesù in modo straordinario ogni tanto acchiappava e lasciava Luisa priva della sua presenza sensibile? A noi lo fa, come dire, togliendoci quel fervore, no? Interiore che si avverte, insomma, no? Pur non vedendo Gesù e non stando a contatto diretto con Lui. Perché? Perché lo valorizziamo, perché in quel momento Gesù vuole vedere se lo serviamo lo stesso, anche quando non siamo... E deliziati dalle sue consolazioni, se rimaniamo fedeli nei nostri doveri, nel nostro stato di vita, nel nostro impegno di vita, nel nostro piano di vita e tutte queste altre cose. Quindi se lo desideriamo, se lo invochiamo, pur senza però mai uscire dalla divina volontà, quindi senza agitarci, senza fargliene quasi una colpa, insomma, che sta lontano da noi, eccetera, no? E poi i dolori, le croci che sono innumerevoli nella vita, dal piccolo di qualunque tipo, no? Il dolore fisico, il dolore psichico, il dolore affettivo e le croci in tutta quanta la loro multiforme varietà. Allora, quando queste cose arrivano, è chiaro che una mente illuminata dalla grazia deve comprendere che sono operazioni con cui Gesù ci lavora, perché siamo materia grezza. E ecco quella dimensione un po' santamente passiva della vita nella divina volontà, che non è non fare niente, però noi dobbiamo lasciar fare Gesù, e però lasciar fare in maniera appunto cooperante, recettiva, attiva sotto questo punto di vista. È una passività attiva, non è una passività inerte, ecco, ma è una passività che lascia fare Gesù, vede anche in quella piccola caduta che ho fatto, una miseria, una permissione divina, sono caduto ma il Signore ha lasciato che cadessi, quindi avrebbe potuto
impedire che cadessi, dandomi, che ne so, una grazia attuale supplementare per farmi accorgere di una cosa, ma non l'ha fatto, perché anche quella piccola caduta serve alla mia santificazione. Quindi chiaro che acquisire questo spirito di fede in tutte quante le cose è un passaggio fondamentale per imparare a vivere nella divina volontà, anche attraverso le piccolissime cose che non possiamo pensare che sono così avulse, indipendenti, dove Dio non ci passa, dove Dio non c'è. Assolutamente questo non è vero. È vero il contrario, non lo sappiamo dalla fede, dobbiamo fare in modo di tenerlo presente, recepirlo e poi imparare ad interagire e agire di conseguenza con questo modo stupendo, anche se a volte un po' doloroso, con cui Gesù lavora costantemente le nostre anime. Bene, aiutaci a Santa Vergine Maria a lasciarsi continuamente sotto sorprendere da Gesù e lavorare da Lui. Questa doppia dinamica, no, dell'amore che ci sorprende in continuazione e dell'amore che ci lavora, dell'amore che si manifesta in tutte quante le modalità con cui sempre per il nostro bene Gesù agisce d'opera nella nostra anima. Ecco, dinanzi all'amore dobbiamo essere recettivi e non dobbiamo porre limiti alla divina provvidenza, sapendo che la potenza dell'amore di Dio va ben oltre quello che noi possiamo immaginare. E così nei confronti invece della grazia non dobbiamo porre resistenza ai lavori di Gesù in noi, perché se lo facciamo, tutte quelle cose che abbiamo visto, insomma, mortificazioni, miserie, privazioni, dolore e croce, accadono ugualmente, ma non servono a niente, purtroppo. Quindi soffriamo lo stesso, ma senza recepire i grandi frutti legati a queste sofferenze. Così non sia mai, ecco, ma la tua materna bontà e provvidenza ci aiuti a non mandare a vuoto il lavorio della grazia in noi, perché possiamo raccoglierne frutti abbondanti di conversione e di santità. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.